Buongiorno, le organizzazioni umanitarie italiane hanno accusato la polizia francese di falsificare l'età dei migranti e adolescenti in modo che possano rimandarli oltre il confine tra i due paesi. Sette enti di beneficenza, tra cui Oxfam Italia, l'organizzazione cattolica Caritas sostengono che nelle ultime settimane gli ufficiali francesi hanno alterato deliberatamente le date a sembrare che i giovani migranti avessero più di 18 anni. La presunta tattica aggrira alle regole internazionali secondo le quali i minori di 18 anni devono essere protetti e possono attraversare i confini per riunirsi con i familiari. La regola per gli adulti, al contrario, è che devono presentare domanda di asilo e rimanere nel primo paese dell'UE che raggiungono che nella grande maggioranza dei casi significa Italia, Spagna o Grecia. La falsificazione dei documenti sarebbe avvenuta nei pressi di città italiana di Ventimiglia, al confine tra la Riviera francese e quella italiana, dove decine di migliaia di migranti e rifugiati, molti dei quali minori non accompagnati, hanno cercato di attraversare negli ultimi anni. Abbiamo la prova, molte date di nascita sono state modificate nei documenti ufficiali. Sfortunatamente, questa è diventata una routine. In un caso presunto, un adolescente entreo in il cui documento di identità mostrava di essere nato il 1 ottobre, facendolo diventare 17. Avevo modificato le sue carte dalla polizia in modo che la sua data di nascita fosse registrata il 1 gennaio 2000. Le organizzazioni caritative hanno affermato che le autorità francesi hanno iniziato a falsificare i documenti dei migranti dopo il 22 gennaio, quando un tribunale di Nizza ha emesso un ordine che confermava che era contrario il diritto internazionale a rimandare i minori in Italia. Hanno inviato lettere di protesto a ministri degli interni e degli esteri italiani e alla Commissione europea. Gli enti di beneficenza hanno invitato il governo italiano e prenderò tutte le misure necessarie affinché le autorità francesi cessino
il rifiuto illegale di minori non accompagnati. Il febbraio un tribunale di Nizza ha una decisione della polizia di ristruire 20 minori non accompagnati in Italia era illegale. Bene.